SBK14 The Official Game non è il gioco che ci aspettavamo che fosse. Sbagliereste a fraintenderci, perché questo gioco di moto realizzato dall'italianissima Digital Tales cerca in tutti i modi di portare nelle nostre tasche il mondo di quelle corse motociclistiche che accompagnano solitamente le domeniche pomeridiane. Il tentativo quantomeno è encomiabile. C'è da capire però in quale direzione si sono voluti lanciare gli sviluppatori. Se in una sorta di simulazione nuda e cruda, o in un arcade mascherato con tecnicismi, o se ancora una via di mezzo tra i due stili. Il risultato purtroppo ci lascia un tantino basiti. C'è qualcosa che non va come dovrebbe in questo SBK14. Prendendo parte alle gare con mano, francamente, si ha la sensazione di non riuscire bene a padroneggiare le curve. Le collisioni poi sono molto approssimative, un problema ricorrente per i giochi di corse mobile. Talvolta, infatti, il successo di una curva si attribuisce più alla presenza di un rivale nella nostra traiettoria, che attutisce il colpo e ci permette di frenare rapidamente, piuttosto che sulla nostra mera abilità. Ottima invece la scelta di inserire tanti schemi di controllo per rendere l'esperienza più adatta alle esigenze di ogni giocatore, ma nessuno ci è sembrato adatto al contesto mobile. In comune c'è sempre l'acceleratore manuale, elemento ormai trapassato sui titoli da smartphone. Tenere incollato un dito sul pulsante virtuale dell'acceleratore non è proprio il massimo della comodità, e se a ciò ci aggiungiamo una poca reattività in generale, la frustrazione è dietro l'angolo. Da notare inoltre l'assenza totale di personalizzazione. Non è possibile creare il proprio alter ego virtuale, né tantomeno modificare le condizioni meteo della gara. Soffermandoci un attimo sul comparto tecnico, tutto ciò che concerne l'aspetto visivo è stato ricreato con una cura maniacale, grazie anche alla presenza delle licenze ufficiali. Gli effetti di luce e la texturizzazione di ambienti e piloti, nonostante sia passato quasi un anno dal suo rilascio ufficiale su piattaforma iOS, risulta veramente eccellente, complice anche un frame rate solido e sempre costante. Senza contare poi l'offerta ludica, con 27 piloti ufficiali, 16 scuderie e 13 circuiti, con tanto di prove libere e qualifiche, i contenuti di certo non mancano affatto. Il problema è dunque da ricercarsi nel gameplay vero e proprio, e non nella cura con cui è stato imbastito il pacchetto. Le sterzate e il freno non sembrano essere tarate a dovere per l'uso del touchscreen, una piattaforma che non consente quel margine di precisione che ci si aspetta da un supporto fisico. D'apprezzare invece la scelta degli sviluppatori di rilasciare il gioco gratuitamente sotto forma di demo, che per la cronaca è ampia, con 3 piste giocabili, introducendo un solo acquisto in app di 3,78€ per sbloccare non solo tutti i contenuti, ma anche la versione 2015 quando uscirà entro la fine dell'anno. O almeno si spera, considerando i tempi del lato videoludico del robottino verde. Comunque sia, a prescindere dall'artificiosità del sistema di controllo, con il callo e la giusta pazienza, SBK14 può sfamare gli amanti della superbike e del mezzo in generale. La golosità del pacchetto è indiscutibile, sia per mancanza di reali concorrenti che per un'ottima cura con cui è stato gestito il progetto dal punto di vista visivo e della fedeltà. Eppure, SBK14 The Official Game non ci ha convinti del tutto, a causa di quel gameplay non ben contestualizzato nell'ambito mobile. Un applauso va comunque a Digital Tales per aver portato su smartphone e tablet un universo e una tipologia di gioco che mancava sulla nostra amata piattaforma, ma c'è ancora bisogno di alcuni ritocchi. Confidiamo nella prossima incarnazione. Grazie per aver guardato questa video recensione, se vi è piaciuta iscrivetevi al nostro canale e veniteci a trovare sul nostro sito. Qui Giorgio Palmieri per androidworld.it. Un saluto e alla prossima!